Lo sviluppo tremendo e in costante accelerazione della scienza e della tecnologia non è stato accompagnato da un pari sviluppo in campo sociale, economico e politico. Probabilmente si potrebbe prevedere che le invenzioni sociali, come il capitalismo di tipo moderno, fascismo e comunismo, verranno considerate come esperimenti primitivi, diretti all'aggiustamento della società a metodi moderni. Il governo, come lo conosciamo noi, non è altro che un sottoprodotto della scarsità ambientale. A causa della vera natura del suo potere, la storia ci presenta una serie interminabile di governi corrotti, dal massacro o genocida di persone appartenenti a nazioni nemiche, all'oppressione del popolo della stessa nazione in modo da mantenere l'ordine costituito. Le decisioni che il governo prende al giorno d'oggi sono basate sull'interesse personale, proprio come avviene per le grandi imprese. Non potrà mai esistere un governo etico, fin tanto che il denaro potrà essere usato per influenzare le decisioni dei partecipanti alla politica. Una volta compreso che qualunque cosa riguardante l'organizzazione sociale è un processo tecnico, comprendiamo che non c'è motivo di avere opinioni tradizionali per risolvere i problemi. Se una persona legge una pagina di un libro e poi lo chiude, è probabile che si sia fatta un'opinione su quel libro nel suo intero. Un'altra persona che lo ha letto per intero il libro potrebbe farsi una differente opinione. A quale opinione attribuireste maggior valore? Quella della persona che ha letto l'intero libro o quella della persona che ha letto una sola pagina? Come precedentemente discusso, i computer possono accedere a trilioni di informazioni al secondo, registrati in vasti database, e rielaborare i risultati della ricerca a una velocità vicina a quella della luce. Il trasferimento del processo decisionale computer è il nuovo passo evolutivo a livello sociale. Riduce grandemente gli errori umani e rimuove pericolose influenze, soggettività e opinioni erronee. A causa delle limitazioni delle strutture sensorie e corticali di cui il nostro corpo e mente sono dotati, nessuno sa tutto ciò che c'è da sapere nel mondo. I nostri sensi hanno un limitato campo di azione. I nostri occhi possono vedere solo una frazione del campo elettromagnetico. Per cui è logico che deleghiamo alle macchine il processo di decisione, perché non hanno queste restrizioni. Non è differente da una persona che usa un paio di occhiali per vedere o una calcolatrice per fare calcoli. Gli occhiali sono strumenti tecnologici, un'estensione delle capacità umane che aiuta una persona a vedere meglio di come potrebbe in condizioni normali. Le macchine cibernetiche non sono differenti. Esse non sono altro che strumenti che espandono le capacità umane. Dobbiamo comprendere questo fatto e massimizzarne le sue potenzialità. In un'economia basata sulle risorse, le persone non prendono decisioni, ma arrivano ad esse attraverso l'uso di strumenti tecnologici avanzati che permettono l'applicazione del metodo scientifico. Non ci sono modi repubblicani o liberali per progettare un aeroplano. Allora, perché utilizziamo questi metodi datati per far funzionare la nostra società? Quando riconosciamo la società come un'invenzione tecnologica, con le sue componenti variabili, iniziamo a comprendere che il nostro cosiddetto governo dovrebbe avere un orientamento puramente scientifico. La politica è superata, perché i suoi processi sono largamente soggettivi, altamente influenzabili dai soldi e praticamente senza riferimenti scientifici. L'atto di governare e il concetto di Stato saranno alla fine superati completamente e rimpiazzati da un sistema globale oggettivo di gestione delle risorse e di organizzazione tecnologica. Il governo diventerà quindi un sistema cibernetico responsabile solamente per la produzione e la distribuzione di beni e risorse, nonché della gestione dell'ambiente. Naturalmente molti che ascoltano questi discorsi si chiedono: cosa succederà alla democrazia? Come partecipi al sistema? Il concetto tradizionale di politica e cose simili non ha base di esistenza o rilevanza. Visto che questa nozione spaventa molte persone, dobbiamo anche affrontare il fatto che la cosiddetta democrazia del giorno d'oggi è una completa illusione, lo è sempre stato. Le persone pensano di avere una scelta nel sistema attuale, perché possono premere un bottone in una macchina per votare e mettere una persona preselezionata al potere. Una volta che quella persona è al potere, è praticamente libera dal controllo del pubblico. Il concetto tradizionale di democrazia partecipata è uno scherzo crudele. Il giochetto è stato usato per dare al pubblico l'illusione di controllo per innumerevoli generazioni, mentre i distorti poteri monetari nelle alte sfere continuano a fare ciò che vogliono. Non c'è mai stata una vera democrazia in nessuno stato della storia, e mai ce ne sarà finché il sistema monetario sarà operativo e la scarsità perpetuata.